Guadagnare con le cripto, guadagnare con Bitcoin. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi torniamo a parlare di rendite nel settore delle criptovalute con la finanza centralizzata. La scorsa settimana abbiamo affrontato il video tutorial di dove guadagnare di più con i nostri Bitcoin, dove metterli a rendita nella SeFi Centralized Finance. Abbiamo guardato la piattaforma di YieldUp, oggi andiamo invece a fare un super tutorial sull'altra piattaforma che vi ho mostrato proprio in quel video, cioè la seconda piattaforma che utilizzo più di tutti ormai da 2 anni, ragazzi, che è Nexo. Nexo, per quanto riguarda la SeFi, è certamente una delle migliori piattaforme, la principale piattaforma che si contrappone a Crypto.com Earn, la funzione Earn di Crypto.com. Quali sono i vantaggi di Nexo? Quali sono tutti i servizi che Nexo ci dà? Come possiamo mettere a rendita le nostre cripto e quali sono i rendimenti migliori? La funzione trading di Nexo, la funzione borrow di Nexo, e poi andiamo a capire anche quali strategie operative advance possiamo andare a creare. 3 strategie advance da poter utilizzare su Nexo. Benissimo, iniziamo, ragazzi. Allora, una delle caratteristiche principali di Nexo è quella legata alla semplicità, perché può essere utilizzata attraverso il nostro smartphone. È intuitiva, velocissima, assolutamente non ho visto in questi 2 anni di utilizzo della piattaforma nessuna falla in termini operativi. Quando i mercati erano in forte volatilità si poteva operare, si poteva accedere con tranquillità, non ho visto particolari blocchi e ho provato anche diverse volte il servizio di trading, e quindi di swap delle cripto verso stablecoin e viceversa, e hanno sempre funzionato tranquillamente senza nessun lag e in maniera estremamente veloce. Ha anche delle peculiarità molto interessanti, perché è possibile anche utilizzare Nexo solo ed esclusivamente come unica piattaforma per i vostri investimenti cripto, in quanto vi permette tranquillamente di poter depositare da conti correnti italiani con i famosi bonifici SEPA, oppure acquistare le cripto direttamente con la carta di credito. Quindi attraverso un'unica applicazione possiamo gestire in pratica un po' tutto quello che è la nostra operatività nel mondo cripto in versione estremamente semplice. Ovviamente non sono piattaforme fortemente indicate per il trading, per quello esistono gli exchange, quindi Nexo va benissimo, è un po' un all-in-one, no? Ed è assolutamente contrapponibile appunto a Crypto.com. Uno degli argomenti principali per quanto riguarda questo tipo di servizi di centralized finance è sempre stato quello relativo alla questione della sicurezza. In effetti, ragazzi, queste tipologie di piattaforme non piacciono tanto ai massimalisti delle criptovalute. Perché? Perché sono piattaforme custodial, quindi noi dobbiamo andare a dare le nostre criptovalute su questi wallet e ovviamente ne perdiamo il possesso. Quindi, non avendo più le chiavi private dei nostri wallet, non possediamo realmente le criptovalute, quindi le abbiamo date conto terzi. Perciò, ragazzi, tutto quello che sono i rischi connessi al fatto che queste piattaforme possono sparire, possono essere aggirate, possono essere subire, diciamo, qualsiasi truffa generalizzata, ci rendono vulnerabili da questo punto di vista. Perciò le SeFi in generale piacciono un po' di meno della DeFi ai massimalisti delle cripto, se non che un po' l'equilibrio dov'è? Sempre in relativamente alla questione della semplicità. Le SeFi sono 1000 volte più semplici delle piattaforme DeFi e hanno dei rischi differenti, direi io. Dire che sono maggiori o minori è un po' una questione di gossip, quindi non li tratteremo nel video, ma la questione è sicurezza e rischio per quanto riguarda le piattaforme SeFi è certamente uno dei punti principali. Nel caso di Nexo abbiamo da sempre la questione legata all'assicurazione, ragazzi, quindi tutte le criptovalute che andiamo a mettere all'interno di questa piattaforma hanno un'assicurazione che è quella data da BitGo, e poi sono stati anche auditati in questo caso da Armanino. Allora, questo audited ha sicuramente aumentato la questione sicurezza proprio per quanto riguarda questa piattaforma di SeFi. Guardare le assicurazioni, guardare gli audit è sicuramente un'attività estremamente importante quando andiamo a valutare una piattaforma SeFi piuttosto che un'altra, andiamo a sceglierla. Però quello che vi dico sempre, insomma da più di un anno, ragazzi, è andiamo anche a guardare quelli che sono i trend relativi ad esempio al token di appartenenza delle piattaforme stesse.
perché se qualcosa sta andando storto, sicuramente il token di proprietà della piattaforma inizia un po' a tribolare, no? Inizia un po' a scendere, inizia un po' a fare delle cose strane. Quindi, oltre ad andare a guardare tutto quello che c'è scritto sul sito, che sicuramente è molto interessante, apriamo un po' gli occhi, in open your mind, come sempre vi dico, andiamo a vedere anche un po' il trend del token di appartenenza, che, badate un po', questo cosa si chiama appunto il token Nexo. Lo vediamo dopo in questo super tutorial, ragazzi, perché ci sarà una parte dove andiamo ad analizzare anche il grafico, anche l'analisi appunto del token proprietario, perché ci serve non soltanto per il lato sicurezza, ma anche per valutare la questione legata al tier. Proprio come tutte le piattaforme di SeFi, anche Nexo vi fa avere dei rendimenti superiori, dei servizi superiori, se possedete il loro token proprietario. E per avere questi rendimenti superiori dovete avere tanti, tanti token Nexo. Ok, iniziamo il nostro excursus partendo dalla sezione di Buy. Nexo vi consente di poter acquistare le criptovalute direttamente dalla loro piattaforma, e hanno anche implementato una cashback dello 0,5% che avviene in determinati modi. Cioè, in pratica, quando andate ad acquistare quelle che sono le criptovalute, a fare swap o scambi, vi restituiscono il 5% fino a 100.000 dollari di scambio all'interno di un unico mese, e ovviamente sempre dipendente dai tier che andiamo ad avere, quindi dalla quantità di Nexo che andiamo a possedere. Però in ogni caso questa funzione è molto interessante, ragazzi, perché va a ridurre il costo complessivo dell'acquisto, dello scambio delle criptovalute che viene fatto direttamente in piattaforma, ad un costo complessivo dello 0,5%, perché il costo per fare swap e scambio delle criptovalute su Nexo è dell'1%, ragazzi, considerando i famosi costi impliciti, quindi il maggiore o minore prezzo che viene indicato sulla piattaforma quando andiamo a fare scambio, ad esempio, di una cripto. La stessa identica cosa avviene anche su crypto.com. In questo caso, dopo anni di utilizzo e mesi di utilizzo, vi posso indicare che il costo effettivo si aggira intorno all'1%. Con questo cashback che ci viene dato, si scende intorno allo 0,5%. 0,5%, che è concorrenziale, non è basso, ma è concorrenziale con lo 0,3% applicato da piattaforme DeFi come ad esempio Uniswap. Per avere questo 0,5, però, ragazzi, il tier di appartenenza che dovete avere è quello massimo, quindi è molto alto. Infatti bisogna avere in portafoglio almeno il 10% del token Nexo rispetto alla portafoglio balance che abbiamo delle cripto che andiamo in gestione. Quindi, ok, va bene, esiste il cashback dello 0,5, però, ragazzi, questa cosa qui dipende ovviamente dalla nostro tier, quindi ricordatevi sempre che un pochettino c'è sempre un giochino intorno a questa cosa. E la parte inferiore, per esempio il total cashback, è di massimo, è calcolato massimo su 100.000 dollari, come vi dicevo, come volume mensile. Quindi più di 100.000 dollari di scambio non potete fare per avere questo cashback. Quindi, ragazzi, se volete fare tipo 1 milione di scambi, 2 milioni di scambi, dovete attendere il mese successivo. Che sfortuna. Ovviamente, ragazzi, in descrizione vi lascio il link per registrarvi a Nexo con 25 dollari in BTC di regalo da parte di Nexo. Basta che andate a mettere su, a fare il top up della sulla piattaforma di 100 dollari e vi restituiscono 25 dollari anche per fare dei test. Quindi assolutamente utile anche per provarla, ragazzi, un win-win. Per una mano al canale ci guadagnate 25 dollari, vi lascio il link in descrizione. Bene, andiamo oltre. Allora, funzione earn invece per quanto riguarda Nexo. Questa è una delle sue funzioni più importanti. In realtà è sicuramente la cosiddetta killer feature delle applicazioni di SeFi. Cioè, quanti soldi, quanta rendita vado a creare? Quant'è il tasso di rendita che mi garantiscono questo tipo di piattaforme sulle mie criptovalute? Semplicemente andando a depositare queste cripto. Nel caso di Nexo, sicuramente abbiamo un tasso earn assolutamente abbastanza alto, è migliore di crypto.com, non è il più alto in circolazione perché, come vi dicevo nel video la scorsa settimana, yield up offre di più sia sulle stablecoin, sia su Ethereum, sia su Bitcoin. Però comunque Nexo ha tantissime altre cripto che invece, per esempio, yield up ancora non ha aggiunto. Anche per questo mi piace moltissimo andare a diversificare, come vi spiegavo nella scorso video. Quindi in questo caso la funzione earn di Nexo
Nexo è assolutamente molto molto semplice. Basta depositare le proprie criptovalute e questi sono i tassi di interesse raggiungibili. Ancora una volta, la strategia utilizzata da questa piattaforma SeFi è sempre la stessa. Se andiamo a richiedere il rendimento nella stessa identica criptovaluta che stiamo depositando, i tassi sono più bassi. Se invece il rendimento lo andiamo a richiedere in Nexo, i tassi aumentano del 2%. Sulle stablecoin, tassi di rendimento, per esempio di USDT, attorno al 10%, abbiamo Terra al 18%, che è un promo rate, qui viene anche per esempio indicato. Abbiamo poi anche la possibilità di avere il rendimento sugli euro, ragazzi, quindi è una cripto peggata all'euro in questo caso, e questo è nella stessa identica valuta. Ma se io vado a indicarmi il massimo rendimento possibile, aggiungo un più 2 se vado a richiedere i rendimenti in Nexo. Ovviamente poi dovrò o tenermi Nexo in portafoglio con tutte le dovute valutazioni sulle sue oscillazioni o quant'altro, oppure dovrò andare a swappare Nexo e venderli. In questo caso o li mando su un wallet esterno, se lo faccio all'interno della stessa piattaforma mi applicano un costo sullo swap intorno all'1%, come vi dicevo. Quindi da investitore andate sempre a considerare queste commissioncine che sparano ogni tanto da una parte e dall'altra. Altra vantaggio che secondo me è molto rilevante, proprio il più rilevante secondo me di Nexo, è questo pacchetto di criptovalute che possiamo mettere a rendita. Ce ne sono veramente tantissime. Abbiamo Luna per esempio al 13%, abbiamo la possibilità di mettere i Solana, abbiamo criptovalute che sono state aggiunte anche di recente come Axie Infinity, esatto, che è al 36%, ovviamente promuovere. Abbiamo Phantom al 18%, abbiamo Matic al 16%, gli stessi Nexo che possono essere lasciati in piattaforma e hanno un tasso di rendita intorno al 12%. Ok, rendimenti abbastanza ghiotti, soprattutto perché la semplicità di piattaforme del genere rende il tutto veramente molto user friendly. Andiamo, acquistiamo le cripto, le depositiamo, le teniamo lì, effetto compounding, perché ogni giorno addirittura i Nexo vengono depositati. Oppure possiamo anche andare a dire a Nexo di fissare il nostro rendimento, quindi bloccare le nostre cripto per un mese, e ci riconosce un rendimento addirittura aumentato. Questi tipi di rendimenti sono ottenibili solo ed esclusivamente se avete il massimo tier, cioè se siete possessori del 10% del vostro portafoglio di token Nexo. Intanto, ragazzi, vi ho aperto il mio conto Nexo, quindi spero che non risulti qualche numerino che non deve per privacy. Insomma, in questi ambiti c'è qui per esempio la percentuale del token Nexo presente nel mio portafoglio, ma quella, diciamo, non è una cosa da nascondere, cioè il 13%, ragazzi, perché io in tutte queste piattaforme di DeFi, sia Nexo ma anche per esempio YieldUp, ho sempre il massimo tier, perché mi piace, insomma, anche dare fiducia a questo tipo di piattaforma. Ovviamente non sono consigli finanziari, vi sconsiglio ovviamente di fare queste cose copiando le persone. Imparate a ragionare con la vostra testa, perché le oscillazioni di token proprietari di queste piattaforme sono notevoli, quindi ci sono tanti tanti motivi che possono anche indurvi a evitare di detenere questo tipo di token sul vostro portafoglio. Quindi mi raccomando, imparate a ragionare su queste cose qui. Allora, per quanto riguarda i tier di Nexo, sono 1, 2, 3 e 4. Si parte dal base con almeno l'1% di token Nexo rispetto al portafoglio. Come si calcola questa percentuale? Molti di voi magari avranno il dubbio. In pratica, ragazzi, dovete calcolare la percentuale sulle cripto che andate a mettere, sul valore delle cripto. Se io metto Bitcoin sulla piattaforma per un valore di $10,000, l'1% sarà $100, ragazzi. Quindi significa che almeno $100 di valorizzazioni devono essere in Nexo per avere il primo tier, cioè il base. In questo caso invece poi otteniamo il silver se andiamo a possedere dall'1 al 5% del nostro portafoglio in Nexo, il gold dal 5 al 10 e il platinum above 10%. Ovviamente da qui in poi cambiano una serie di questioni, cambiano una serie di servizi, cioè sia quelli legati agli interessi che andiamo a pagare se andiamo a prendere a prestito le cripto, le stablecoin, mettendo a garanzia le cripto che abbiamo depositato, sia gli exchange benefit, che sono i cosiddetti cashback. Come vedete, se abbiamo solo l'1%, il cashback che ci viene dato
passato è 0, poi aumenta dall'1 al 5%, cioè fino all'1 è 0, poi aumenta a 0.1, 0.5, 0, 0.25, 0.5. Quindi solo avendo il massimo livello di tier si ha diritto a un cashback dello 0.5 sugli scambi e i trade che facciamo all'interno della piattaforma. Allora, poi qui invece abbiamo quelli che sono le percentuali appunto di earn, i veri, i tassi di interesse riconosciuti dalla piattaforma Nexo in base ai tier. Quindi una cosa sono quello che vedete nel sito, una cosa sono i veri tassi di interesse che ci vengono riconosciuti. Allora, se abbiamo fino all'1% di Nexo nel nostro portafoglio, il tasso di earn che ci viene riconosciuto sulle cripto è il 4%. Poi se noi andiamo a richiedere un eventuale ad avere, diciamo, il portafoglio maggiore in Nexo, quindi magari l'1.1, passando, diciamo, nella sfera silver, superando l'1%, praticamente già cambia un pochettino, perché abbiamo sia un tasso di earn riconosciuto sulle criptovalute maggiore dello 0.25, quindi 4.25, ma poi abbiamo anche la possibilità di farci pagare il nostro rendimento in Nexo ottenendo un altro 0.5 in più che si va ad aggiungere. Quindi quelli che vedete qui sono tutti i tassi di rendimento relativi ai singoli tier, e poi la parte sotto è l'earn bonus aggiunto se noi ci facciamo pagare i rendimenti nel token proprietario della piattaforma Nexo. Quindi per esempio nel caso avessimo il platinum, quindi il massimo livello possibile, abbiamo il 5% sulle criptovalute al quale possiamo richiedere un più 2, quindi più 7%, e poi qualora volessimo andare a lockare le nostre cripto in piattaforma per un mesetto, riusciamo ad arrivare all'8%. Quindi vi ho fatto capire in pratica, ragazzi, con questo esempio, questi rendimenti che troviamo qui per esempio su Bitcoin intorno all'8%, come vanno ad essere creati, ragazzi. Quindi ok, quindi c'è scritto l'8% ad esempio su Bitcoin, ragazzi, però non è assolutamente facile da raggiungere, perché dipende dalla tier che abbiamo su questa piattaforma. Quindi per avere il tier massimo ci vuole il 10% del nostro portafoglio tutto investito in Nexo Token. Come tutte le piattaforme di DeFi, anche Nexo ci dà la possibilità di fare il borrow, cioè andare a prendere a prestito le stablecoin mettendo a garanzia le nostre criptovalute. Questa cosa è molto interessante se ad esempio la andiamo ad unire alla questione carta Nexo. La Nexo Card ancora non è arrivata, ragazzi, in Italia, però le stanno distribuendo, è più di un anno che le stiamo aspettando, abbiamo fatto la registrazione della lista da più di un anno. Dovrebbero arrivare, quindi poi andranno testate, andranno viste, ma la possibilità di utilizzare la carta Nexo per esempio per andare a spendere magari anche dei prestiti può essere interessante come ecosistema banking. Ovviamente a me non piace mai spendere i prestiti, ragazzi, come sapete, e proprio utilizzando questa funzione borrow possiamo andare ad implementare quelle che sono alcune strategie operative, e oggi ne elenchiamo tre, non le approfondiamo tutte, ragazzi, perché sennò il video viene di 16 km, ma vi dico qual è la mia preferita utilizzando queste funzioni borrow, perché ci sono delle piccolezze che, come sempre, se andiamo ad approfondire tutto sembra luccicare, però è proprio così. Abbiamo poi la questione dell'exchange, come vi dicevo prima, insomma, si può swappare e modificare, cambiare, diciamo, tutto quello che è il nostro portafoglio nelle criptovalute che sono presenti qui all'interno della piattaforma stessa e che sono supportate. Quindi possiamo sempre switchare Bitcoin a Ethereum, o Ethereum a Tether, Tether a USDC, a Axie Infinity, Polygon e tutto il resto. Avendo appunto tutta una serie di criptovalute, questa secondo me è una delle funzioni migliori di Nexo, perché ad esempio non era presente in Celsius, non era presente in altre DeFi o comunque poco sviluppate in altre DeFi, soltanto Crypto.com ha una sezione trade così sviluppata, però in questo caso con l'aggiunta del cashback può essere utile per esempio anche per investitori un po' di un certo calibro, perché abbiamo la possibilità di switchare da una cripto all'altra e magari fare alcune piccole operazioni di trading. Non è possibile fare trading operativo su queste piattaforme, ve lo dico già da subito, perché semplicemente le commissioni pagate sono veramente molto alte, quindi il trading con operazioni di scambio all'interno anche di una settimana è troppo costoso, quindi assolutamente non conveniente. Ma modificare il proprio portafoglio con una o due operazioni all'anno si può fare, ragazzi. Vi dà la possibilità di non uscire proprio dalla piattaforma stessa e di tenere anche le cripto dove andiamo a swappare e di metterle nuovamente a rendita. Questa è una funzione
molto utile perché rende tutto estremamente più semplice. Bene, abbiamo visto che tutta la piattaforma Nexo in pratica, ragazzi, gira intorno al token Nexo, perché se noi non abbiamo un tier adeguato, tutti questi servizi un po' diventano poco commerciali. Ci sono applicazioni SeFi che fanno un po' meglio sia in termini di rendimento sia in termini di exchange, perché abbiamo ovviamente Yield Up che rende molto di più ed è più semplice perché non ha la questione della 10% del token Nexo. Abbiamo Crypto.com che è più semplice, anche già la carta e tutto l'ecosistema. Quindi la questione di Nexo è estremamente utile per chi ha tanti Nexo in portafoglio, e quindi bisogna che questo token Nexo sia anche stabile nel tempo e che abbia un trend tendenzialmente rialzista e soprattutto anche paragonato ad altre criptovalute come ad esempio Bitcoin. Quindi andiamo a vedere quella che è il grafico anche del token per renderci conto un po' come sta andando, un po' quello che pensa il mercato anche di questa piattaforma di SeFi, e poi capire, rispondere all'investimento, conviene o non conviene utilizzare Nexo come piattaforma SeFi, sì o no, è tutto lambaradam. Allora ragazzi, questo grafico è una palese, diciamo, copia conforme del grafico di Bitcoin. Già questa ve la dice alla lunga, perché quando andiamo a utilizzare Nexo come token per ottenere le nostre rendite, dobbiamo anche avere un token che sia stabile nel tempo. In sostanza, ragazzi, l'andamento del token ci dà anche una risposta su quella che è la stabilità dell'azienda in questione e della piattaforma in questione, che è abbastanza stabile, perché non vediamo ad esempio crash o trend ribassisti come ad esempio ci possono essere ad esempio anche in altre criptovalute. A me piace anche molto spesso andare a vedere questi token in confronto a BTC, perché se riguarda il confronto a BTC mi rendo conto anche se mi conviene ad esempio avere il rendimento in valuta BTC, se deposito BTC, oppure in valuta Nexo, perché è vero che ci dà il 2% in più all'anno, ragazzi, ma poi se perde il 10% rispetto alla valuta principale mi conviene tenermi la valuta principale. Questi sono tutti i ragionamenti che un bravo trader, un bravo investitore deve andare a fare, perché cambiano l'esito del nostro investimento in maniera radicale. Allora questa è il trend contro Bitcoin di Nexo. Se lo guardiamo dall'agosto 2019, da quando è nata questa struttura, abbiamo tutta questa fase rialzista, poi abbiamo un crash fino all'ottobre del 2021, quindi tutta la zona di maggio, dopo la crisi di maggio, è andato un po' giù, poi però si è ristabilizzato, in sostanza è vicino ai massimi contro Bitcoin. La cosa è accettabile, quindi mi dice che in sostanza la oscillazione contro Bitcoin del token Nexo è nella norma, va benissimo così. Andiamo adesso a parlare di quella che è la sezione borrow, cioè i prestiti che Nexo ci può dare mettendo a garanzia come collaterale le nostre criptovalute. Come funzionano? Li ho provati praticamente tutti. Sono semplici o non semplici? Che cosa c'è dietro e che cosa succede ai nostri rendimenti per fare i calcoletti giusti, ragazzi? Allora, tutti quelli che sono i tassi del borrow sono legati assolutamente al nostro tier, come vedete. Quindi andare a prendere per esempio delle stablecoin mettendo a collaterale i nostri bitcoin ci costa tantissimo, quindi 13,9% all'anno se siete in tier base. Poi andando avanti fino al platinum il costo scende notevolmente fino al 6,9%. Poi questa funzione di Nexo molto interessante, che non hanno altre piattaforme, è quelle di avere un low LTV, interest rate, cioè un tasso di interesse che andate a pagare per il borrow, però con un low LTV, adesso vi spiego che cos'è, che può scendere addirittura allo 0%. Quindi Nexo ha due tipi di funzioni borrow, una legata alla LTV molto alto, o quello diciamo in media circa, e poi quella invece low LTV che addirittura vi costa zero, ragazzi. Quindi fin qui sembra praticamente un regalo, io metto le mie cripto in collaterale, mi prendo le stablecoin a zero prezzo e le rimetto a rendita, bla bla bla, facendo le mie strategie. Non è proprio
così. Allora, intanto, che cos'è il loan to value, cioè l'LTV, ragazzi? È il rapporto fra quanto capitale andate a prendere a prestito e quanta garanzia in termini di valori andate a mettere. Un LTV del 50% significa che se io ho $10,000 di valorizzazione delle mie criptovalute, ad esempio Bitcoin, e metto garanzia $10,000, la piattaforma mi presterà $5,000, cioè il 50%, LTV 50%. ILTV è il 50%, loro considerano così, delle nostre criptovalute. Quindi questi tassi di interesse li dobbiamo pagare se prendiamo a prestito, per esempio, il 50% delle nostre cripto, come dicevo prima. Quindi $5,000 su $10,000 di valorizzazione, ad esempio, delle nostre criptovalute, mentre low LTV è pari al 20%. Quindi se noi prendiamo il 20% delle nostre criptovalute depositate e abbiamo il tier platinum, allora addirittura non si paga assolutamente niente, quindi abbiamo zero come tasso di interesse, o l'1,19 se siamo gold, quindi tra il 5 e il 10% del token. Vi dico subito dov'è il trucchetto di queste cose: quando andiamo a mettere le nostre criptovalute in borrow, non ci riconoscono il tasso di interesse su quelle criptovalute lì. Allora, questa cosa è un pochettino da mettere in considerazione, ragazzi, perché è vero che noi andiamo a pagare un tasso di interesse abbastanza basso se siamo platinum, e quindi ci conviene a un certo punto andare a mettere le nostre criptovalute e prenderci ulteriori capitali a zero tasso di interesse. Però dobbiamo considerare che il tasso di interesse sulle criptovalute che diamo in garanzia non ci viene più pagato, ragazzi, quindi non abbiamo più il tasso di interesse su quelle cripto. Quindi è vero che da una parte è zero, ma dall'altra perdiamo l'opportunità di avere un tasso di interesse. Questa considerazione deve essere fatta quando andiamo a utilizzare delle strategie implementate proprio su questo tipo di operatività. Per essere appunto pagati gli interessi sulle cripto, gli asset che noi andiamo ad avere su Nexo, bisogna che siano sul saving wallet. Qualora invece siano locate come collaterale, non saranno pagati degli interessi, ragazzi, quindi do not pay interest. Farci prestare delle stable con la funzione borrow su Nexo per andare a metterle magari in DeFi per ottenere una percentuale maggiore non può funzionare, perché noi andiamo a perdere anche il rendimento sulle nostre criptovalute, quindi è sicuramente molto più difficile andare a trovare poi in DeFi alcuni rendimenti superiori. Questa è la questione legata al problema di Nexo, che ci obbliga in pratica a poter utilizzare la funzione borrow di Nexo solo ed esclusivamente per le altre due strategie operative, che sono: una, prendere a prestito delle stablecoin dalle nostre criptovalute come collaterale, e comprare altre criptovalute. Quindi questa è la funzione di trading che potrebbe essere utilizzata. Una cosa del genere io l'ho fatta lo scorso anno, nel 2021, per andare a fare delle operazioni su Ampleforth attraverso anche la piattaforma di Aave. Quindi abbiamo fatto una cosa iper advanced, estremamente rischiosa, perché ci siamo andati a prendere, mi sono andato a prendere il 50% dei miei depositi di Nexo, l'ho spostato sulla piattaforma di Aave, l'ho preso degli Ampleforth attraverso il meccanismo di rebase che hanno loro. Ample è schizzata alle stelle per un meccanismo di rebase particolare di quella cripto, l'ho restituita. Insomma, ho fatto delle operazioni molto molto complesse, complicate, e da lì ho guadagnato moltissimo. Però, ragazzi, queste sono operazioni di trading, di investimenti molto speculativi, quindi si possono fare con il borrow, però assolutamente straconsigliato a chiunque, a meno che non siete dei degen totali, quindi dei folli pazzi totali. Nexo ha dato anche la possibilità di sfruttare questa tipologia di strategia, quindi quella di prendere a prestito delle stablecoin e comprarsi di nuovo delle criptovalute, con la funzione booster, che è nata da poco e mi consente di fare nell'exchange suo una leva fino a 3. Quindi possiamo utilizzare la leva fino a 3. Questa strategia quindi si può anche fare direttamente nella piattaforma Nexo senza andare fuori. L'altra strategia, quella più l'ultima di cui vi parlo oggi, ragazzi, è quella di poter andare a prendere delle stablecoin dai nostri investimenti in borrow, depositarli, quindi farli uscire
da Nexo, mettere esempio su un exchange come può essere FTX, ragazzi vi lascio il link in descrizione di FTX, e andare a prendere degli short, per esempio a fare delle operazioni contrarie al mercato per proteggere le nostre operazioni, quindi fare delle coperture. Quindi possiamo farlo su FTX, per esempio, se vogliamo andare a prendere i future nel short selling sui future, quindi fare degli hedge sulla nostra posizione, oppure utilizzare degli exchange come ad esempio Delta Exchange per andare a prendere delle opzioni, addirittura put, magari coprirci se abbiamo paura che le criptovalute possano scendere. Quale preferite? Chi siete anche voi dei degen che volete fare cose folli con le criptovalute in collaterale? Fatemelo sapere nei commenti. Se arriviamo alle conclusioni per quanto riguarda la piattaforma Nexo, quello che è la mia esperienza personale dopo 2 anni circa di utilizzo tra le piattaforme SeFi insieme agli Adapt, Nexo è la migliore che ho utilizzato. Perché intanto non hanno modificato tantissimo quelli che sono i rendimenti, hanno reso, è vero, Nexo estremamente importante per ottenere i rendimenti, prima non era così, ma ci sta ragazzi, e questo è normale, ma nel corso del tempo non hanno messo giochini strani come ad esempio ha fatto BlockFi, ma anche Celsius. Proved questa piattaforma per la sua semplicità d'uso, per la sua intuitività, per il fatto che è possibile utilizzarla ad esempio con il nostro smartphone, assolutamente una delle migliori piattaforme da utilizzare secondo me per quanto riguarda la SeFi. Vi lascio il link in descrizione. Per questo video è tutto ragazzi, noi continueremo la rassegna di tutte le piattaforme SeFi, quelle più utili, quelle più semplici, quelle più rodate nel tempo, e poi ne aggiungeremo altre la prossima, crypto.com. Ciao a tutti ragazzi.